One step beyond. Ciao a tutti amici di Estate in Appennino, comincia così una nuova puntata e comincia con un particolare camper che si aggira sul nostro Appennino, non solo modenese ma anche bolognese, il camper di Era per offrire un servizio unico ai cittadini. Un camper a misura di cittadino, o meglio ancora a misura di cliente. È quello di Eracom, che ormai da quasi 10 anni continua il suo viaggio lungo l'Appennino, tanto che attrezzato come un vero e proprio sportello dell'Era, diventa un utilissimo punto di riferimento per i piccoli paesi di montagna. Per noi è importante avere la possibilità di dare questo servizio di sportello mobile ai cittadini del nostro territorio. E chiaramente Era si contraddistingue nel mercato dell'energia elettrica e del gas e dei servizi ambientali per avere molti sportelli, ne abbiamo più di 80 in tutto il territorio in cui operiamo, e in aggiunta vogliamo dare un servizio di prossimità che vada incontro ai cittadini e alle loro esigenze in tutti i mesi dell'anno. Il camper infatti opera 12 mesi l'anno come servizio di sportello mobile e fa oltre 200 tappe in tutto il territorio e tocca una trentina di località, soprattutto centri piccoli e centri magari anche della montagna. In questo periodo estivo ad esempio abbiamo servito con 4 giorni di presenza il comune di Fanano, siamo stati presenti a Fanano dal 16 al 19 luglio, ci sono stati circa 200 clienti che sono venuti in queste 30 ore di sportello mobile a chiedere informazioni, a fare pratiche. Quali sono le domande più frequenti che vi arrivano dalle persone che si avvicinano al camper? Vi chiedono per esempio di offerte o quant'altro? Ci fanno tutte le domande che solitamente fanno agli sportelli che abbiamo sul territorio. Pratiche come le autoletture del gas o dell'acqua, come le volture, ci chiedono informazioni sulle bollette e inoltre ci chiedono informazioni per risparmiare, quindi ci chiedono di poter avere informazioni sulle offerte, per appunto poter cambiare tariffe e avere una possibilità di risparmio. Anticipi qualcosa anche a noi per quanto riguarda le offerte? Noi abbiamo offerte per tutti i gusti, potremmo dire, per tutti i tipi di clienti, per i clienti che magari hanno un riscaldamento individuale a casa e vogliono attutire i picchi invernali di spesa, un'offerta che si chiama Giorno Era e che in qualche modo rende più uniformi gli importi delle bollette nel corso dell'anno. Inoltre abbiamo un'offerta che si chiama prezzo fisso e che consente ai clienti di mettersi al riparo dagli aumenti che possono esserci e che solitamente ci sono nel corso dell'autunno e dell'inverno sulle tariffe della luce e del gas. Inoltre abbiamo una terza offerta molto importante che si chiama prezzo netto, che consente ai clienti di pagare la luce e il gas al prezzo di costo, potremmo dire, al prezzo della materia prima, e sono prezzi molto bassi che solitamente sono concessi alle grandi aziende, che noi invece vogliamo dare questo accesso a questi prezzi anche alle famiglie al costo di un piccolo contributo mensile di qualche centesimo al giorno. E tutte queste offerte hanno un'opzione natura che consiste nel pagare le bollette attraverso la domiciliazione bancaria e nel ricevere le bollette attraverso la posta elettronica. E i clienti che accedono che fanno richiesta di questi due servizi hanno uno sconto sulle tariffe, sulle bollette di queste tre offerte: prezzo netto, prezzo fisso e giorno era. Un servizio che state offrendo quindi per aiutare un po' anche i cittadini che magari abitando in piccoli centri della montagna non riescono a far riferimento agli uffici e ai grandi sportelli che offrite invece in altre zone, che però state integrando anche in altri modi oltre al camper Era. Stiamo espandendo la nostra rete di sportelli, che è già molto molto estesa, e in particolare nell'ultimo anno abbiamo ad esempio tra Pieve Pelago, Lama Mocone
e Sestola ha aumentato il servizio clienti dando una copertura tutti i giorni in questa zona ai clienti, che così non si devono per forza rivolgere magari a sportelli più lontani. Un'iniziativa che sta toccando non solo l'Appennino modenese ma anche quello bolognese. È una curiosità: che cosa ci aspetta per la stagione che inizia, quella autunnale? Intanto siamo molto contenti di finire questo nostro tour estivo toccando anche località ad esempio del territorio bolognese, dell'Appennino bolognese, come Porretta e Lizzano. E in seguito a settembre riprenderemo il tour che poi ci porterà fino a dicembre a toccare molte località del territorio emiliano-romagnolo, e in particolare riserveremo sicuramente una tappa al territorio modenese. Viene apprezzato comunque come servizio dai cittadini, se continuate da tanti anni è evidente. Siamo molto contenti che i clienti apprezzino la nostra iniziativa. Vogliono un servizio da parte dell'azienda, un servizio che li raggiunga. E questa è un po' la nostra missione quotidiana, cerchiamo di farlo attraverso il nostro lavoro e dando un servizio particolare come lo sportello clienti mobile. E il tour del camper Eracom proseguirà anche nei prossimi giorni con una tappa giovedì 13 agosto in piazza Passerini a Sestola, come sempre dalle 8 alle 13. Memorial Francesco Seghedoni, così si chiama il torneo di calcio che stiamo per vedere nel prossimo servizio dedicato alla sua memoria. Si è disputato a Fanano il primo Memorial Francesco Chicco Seghedoni, che ha visto sfidarsi in un triangolare di calcio i giovani talenti di Carpi, Sampdoria ed Hellas Verona nel centro sportivo di Lotta. Un appuntamento fortemente voluto dagli amici per commemorare Francesco Seghedoni, scomparso improvvisamente il 2 giugno a 44 anni. Cipriano Boselli, segretario di LAPAM Fanano, siamo qui, un torneo dedicato a Francesco, ma non è l'unica cosa dedicata a lui. Certo, allora come LAPAM Confartigianato Imprese noi facciamo spesso di queste iniziative dedicate, diciamo, anche al discorso comunque sportivo. Quest'anno diciamo che per noi è un evento particolarmente importante perché è nel ricordo comunque di Francesco Chicco Seghedoni, che purtroppo ci ha lasciato in maniera prematura circa 2 mesi fa. Francesco era una persona che dedicava il proprio lavoro in una maniera comunque molto importante, era una persona che amava fare le cose con anima e corpo, e purtroppo è venuto a mancare in maniera prematura, come dicevo prima, ed è stato per noi una grossissima mancanza. E la grande passione di Francesco era appunto il calcio, e per noi è un onore, diciamo, essere qui a ricordare Francesco in questo momento. E la cosa che a noi piace ricordare di Francesco era comunque il fatto che era una persona genuina e che amava comunque vivere la vita, e ci piace ricordarlo in questo modo. E Francesco è parte integrante di questo progetto perché insieme all'amico Luca Querciagrossa, che è qui presente, già qualche tempo fa valutarono la possibilità proprio di realizzare questo torneo di calcio, e quando era soltanto un'idea. Quindi vorrei ringraziare con tutto il cuore appunto Luca Querciagrossa, che è stato uno degli ideatori, nonché l'amministrazione comunale di Fanano e anche la società sportiva Fanano Calcio, che si è occupata dell'organizzazione dell'evento. E colgo infine anche l'occasione, volevo ringraziare gli usi civici di Fanano e gli alpini di Fanano e il rifugio Capanna Tassoni, perché grazie all'opera che è stata realizzata da un artista artigiano della nostra zona è stato posizionato presso il passo della Croce Arcana di Fanano una scultura in memoria di due amici della montagna che purtroppo sono scomparsi prematuramente, tra cui anche il nostro Chicco Seghedoni. Amedeo Genedani, dirigente LAPAM, siamo qui a Fanano per il torneo dedicato a Francesco Chicco Seghedoni, nostro dirigente per anni. Che ricordo ha di lui? Ma un ragazzo di 44 anni, anzi definisco un ragazzo perché 44 anni si è ancora ragazzi, una persona importante che ha lasciato un vuoto anche nella nostra associazione, una persona che era in grado di coniugare quello che è l'interesse delle imprese con l'interesse dell'associazione, ma soprattutto me lo ricordo per il suo modo di scaturire, di avere tantissime idee, anzi considerato quasi un vulcano di idee, perché effettivamente delle persone al giorno d'oggi che hanno tante idee, che riescono sempre a esprimere idee nuove, è molto difficile trovarle.
sicuramente lo ricorderemo sempre questo torneo, questo memoriale che viene dedicato a lui del calcio. Penso che sia più che contento perché la sua passione era il calcio e speriamo che nel futuro si allarghi magari anche a altri comuni, non solo ai comuni di Fanano. Parlavi appunto di idee, questo torneo diciamo che nasce da un'idea sua e di un suo amico così volante, che però oggettivamente porta molto turismo e molto indotto a Fanano e probabilmente a tutta l'Appennino modenese. Beh, indubbiamente, questo come ho detto prima, le sue grandi idee erano queste, che oltre alla passione lui ci aveva messo anche, logicamente coniugava la passione con la possibilità di portare turismo e portare gente, quindi uno più uno fa due. Luca Guerciagrossa, amico di Chicco Francesco Seghedoni, no? Questa idea nasce da voi, da un incontro casuale, due parole? Questa idea nasce da un percorso che abbiamo iniziato un paio d'anni fa con Chicco e inizialmente abbiamo trovato qualche difficoltà per le esigenze delle squadre. Quest'anno finalmente siamo riusciti a trovare la combinazione giusta tra le esigenze di una squadra e le possibilità che il Comune ci ha dato e tutti i partner che ci abbiamo presenti e che ci appoggiano per organizzare questo unico evento che si svolge per la prima volta a Fanano, ma è unico nel suo genere in tutta Italia, non esiste una cosa del genere. Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano, siamo qui per il torneo dedicato a Chicco Seghedoni. Quanto è importante questo torneo sia per la memoria di Chicco sia per il turismo di Fanano e un po' dell'Appennino modenese? Sì, è importante questo ritiro torneo, sicuramente per ricordare Francesco Seghedoni che ci ha lasciato, è giusto ricordare gli amici e in questo modo credo che il suo ricordo sarà sempre vivo anche nei prossimi anni, perché questo deve diventare un appuntamento annuale, non è una cosa spot, una tantum, vogliamo riproporlo tutti gli anni perché riteniamo che la formula sia giusta, sia vincente. Abbiamo parlato con le squadre in queste settimane che sono qui, sono molto contente sia delle strutture che del tipo di evento, di manifestazione che è unica in Italia, quindi è un esperimento, una scommessa che qui a Fanano ci siamo sentiti di portare avanti anche grazie a Francesco Seghedoni, perché lui l'aveva in testa e i suoi amici, che devo ringraziare veramente tanto, l'hanno concretizzata e io penso che questa volta sia veramente un gran bel evento, è una bella manifestazione. Il trofeo se l'è aggiudicato il Carpi. Alle premiazioni era presente la moglie di Francesco, oltre al sindaco di Fanano e all'ex giocatore del Bologna, Jonathan Binotto. Vi era mancato? Ritorna in questo servizio con la sua attesissima rubrica. Sto parlando del nostro Massimo e dei suoi asini. No, ma se vuoi ci attacchiamo anche qualcos'altro qua. Non si può girare con della roba appesa. Se avete bisogno di acqua, noi ce l'abbiamo. Sì, che facciamo delle sorte. Gastone, non mangiare la roba che c'è lì dentro. Ragazzi, Gastone è pericoloso, ci mangia il pranzo. Allora adesso abbandoniamo la parte larga del sentiero, entriamo nella parte più selvaggia, entreremo sulla sponda orografica a sinistra del torrente Crostolo, quindi avremo dei tratti abbastanza selvaggi, ma soprattutto saremo immersi in una vegetazione ripariale, cioè di ripa, una vegetazione di fiume, che è tipicamente composta da piante quali salici, pioppi, liontani,
qui, essendo una zona molto selvaggia, qui siamo ormai fuori dalla città di Reggio, entriamo in una fascia molto molto selvaggia, quindi cammineremo in mezzo a quella che una volta era proprio la fascia ripariale e della cosiddetta anche pianura planiziale, cioè la foresta della pianura padana. Quindi cammineremo su un tratto molto selvaggio dove spesso si trovano caprioli, ci sono i cervi, i cinghiali, no? Cominciamo a entrare proprio nella natura selvaggia. È l'ultimo tratto di pianura perché poi saliremo, arrivati a Puglianello, sui contrafforti dell'Appennino. Vengano avanti solo quelli che hanno gli asini, gli altri dietro. Abbiamo compattato il gruppo perché c'era un bivio. Abbiamo abbandonato la pianura emiliana, stiamo risalendo i primi contrafforti appennini, ci arriveremo alla chiesa di Puglianello, da dove ci raccordiamo con uno dei rami del sentiero matildico, quindi una delle zone frequentate della contessa Matilde di Canossa, che ci accompagnerà poi fino alla tappa finale, proprio lì dal castello di Canossa, Rossena e tutta l'area canossiana, quella proprio più importante. Raggiungeremo i primi contrafforti argillosi, dove spiccano queste terre molto secche, ondulate, ricche di contrafforti, sia argillosi e alcuni di questi calcarei, in un ambiente sicuramente molto diverso da quello che abbiamo camminato fino adesso. I ragazzi stanno continuando ad andare avanti, c'è caldo, si fa fatica, ma questo è il cammino. Voi pensate che una di queste strade che stiamo percorrendo erano le cosiddette vie del pellegrinaggio. Cosa facevano i pellegrini? I pellegrini facevano un voto, partivano dalla propria abitazione, dalla propria casa e in genere arrivavano a Roma. Allora, da Reggio Emilia, da Modena, arrivare a Roma a piedi, insomma, più o meno diciamo che in un mese, 40 giorni si ci arrivava. E durante questi passaggi c'erano delle case che fuori mettevano anche una conchiglia, la famosa conchiglia del pellegrino. Vuol dire che tu lì potevi trovare ospitalità. A volte i pellegrini si fermavano anche più giorni perché il contadino diceva: oh, sei arrivato nel tempo del tagliare il grano, io ti posso ospitare se mi dai una mano. E allora il pellegrino stava lì, aiutava a tagliare il grano e in cambio di mangiare, bere, dormire, no? E poi ripartivano e andavano a Roma. C'era però chi faceva dei voti molto molto più forti e decideva di andare a Gerusalemme a piedi. Ora, andare a Gerusalemme a piedi voleva dire stare via una vita. Intanto Gerusalemme è molto lontana, migliaia e migliaia di chilometri da qui. Secondo, dovevi passare le terre ottomane, gli imperi dei turchi, che non era proprio così facile passarle. Ad alcuni pellegrini hanno addirittura tagliato la testa. Quindi chi partiva per andare a Gerusalemme faceva testamento. E ci sono delle testimonianze incredibili lungo queste vie del pellegrinaggio. E alcune di queste passano proprio da noi. Ad esempio nell'Appennino di Modena c'è la via Romea Nonantolana, che passava dalla pieve di Nonantola e arrivava a Roma. Si collegava con la via Francigena verso la città di Vulci, nel Lazio, e poi arrivava a Roma. Quindi vedete che il cammino ha le sue storie. Adesso andiamo da bere agli asini. E finisce anche questa puntata di Estate in Appennino. Grazie per averci seguiti, grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto. Continuate a seguirci sulla pagina Facebook Estate in Appennino, dove vedete un po' le anticipazioni delle puntate che verranno a seguire. Seguiteci anche però sul sito internet www.appenninonews.it, dove potete rivedere tutte le nostre puntate. Scriveteci per segnalarci i vostri eventi, i vostri luoghi speciali, e non mi resta che dirvi appuntamento a domani.